La seduta è ripresa. Passiamo all'interpellanza 2552 del deputato Luigi Di Maio concernente tempi e iniziative per la presentazione del disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese. L'onorevole Di Maio chiedo che vada direttamente in replica, quindi do la parola alla sottosegretaria per lo sviluppo economico Simona Vicari, chiedo scusa, che ha facoltà di rispondere. L'onorevole interrogante chiede quando il Governo darà attuazione all'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, numero 180, Statuto per le imprese, che riprendendo la comunicazione della Commissione europea del 2008 sullo Small Business Act, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno l'esecutivo, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata, presenti alle Camere un disegno di legge per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un articolato del citato disegno di legge contenente le proposte di propria competenza e lo ha trasmesso al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esame da parte delle altre amministrazioni interessate il 18 giugno di quest'anno. Le disposizioni contenute nell'abbozzo di disegno di legge sono scaturite dalla costante interlocuzione con i partecipanti al tavolo permanente delle PMI istituito presso il MISE, in seguito al confronto con le principali stakeholder in materia di micro, piccole e medie imprese e imprese cooperative e con lo specifico apporto del garante per le PMI. In particolare il provvedimento contiene, tra l'altro, misure atte a rimuovere gli oneri burocratici che gravano sulle micro, piccole e medie imprese e misure di semplificazione dei procedimenti sanzionatori nei loro confronti. Recependo le buone pratiche sviluppate in diversi paesi europei relativamente ai rapporti tra uffici pubblici e imprese, la bozza contiene l'istituzione della figura del tutor d'impresa, ovvero di una figura professionale deputata